Roma, Palazzo di Montecitorio, Camera dei Deputati. Questa è accesa, questa è accesa, questa è accesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensate che sono migliaia gli uffici di questo tipo a Montecitorio e nei palazzi intorno. Oltre i corridoi. I bagni, i corridoi, l'aula di Montecitorio è immensa e il costo per illuminare i banchi dei parlamentari è enorme. Riccardo Fraccaro, deputato dei 5 Stelle e segretario dell'ufficio di presidenza, 2 anni fa, con il suo movimento, ha proposto un piano per tagliare le bollette della Camera. Tra acqua, luce e gas ci costano ogni anno la bellezza di oltre 6 milioni di euro, solo per l'elettricità 3 milioni e 800 mila euro. Questi sono palazzi, come molti palazzi della pubblica amministrazione, storici. E quindi sono stati costruiti senza pensare al risparmio energetico. Nei bagni non ci sono le fotocellule, quindi se qualcuno si dimentica di spegnere la luce, e lei se fa un giro nei nostri bagni, quasi tutti si dimenticano di spegnere la luce, ovviamente resta accesa ed è un consumo. E quindi abbiamo chiesto l'istituzione di un comitato che avesse l'obiettivo di studiare i possibili interventi e poi di realizzarli per la riduzione dei consumi. Possiamo risparmiare con degli interventi abbastanza semplici, quasi 500.000 di euro all'anno di energia. E per realizzarle cosa ci vuole? Volontà politica. Se per la politica efficientare il sistema paese è una priorità dal punto di vista energetico, allora si fanno velocemente. Se no potremmo rinviare a 10 legislature. Per adesso il progetto, ultimato e presentato da tempo, è ancora chiuso nel cassetto. E quanto ad efficienza non va meglio fuori dal palazzo. Piazza Colonna, pochi metri più in là, davanti a Palazzo Chigi, sede del governo, è tutta illuminata così. Ecco, questi lampioni sono delle lampade completamente esposte, ci ricordano molto i classici lampioncini a sfera che tanti hanno anche nei loro giardini. Cioè, questi sono sbagliatissimi. Questo perché? Perché manda di fatto la metà della luce completamente in alto.